E dunque, ecco, e la Madonna, 5.393, se questo qua lo batto ci dà più milioni. Ti prego, rimanimi in vita. Però diventa visibile. Ma bella raga, ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale. Quest'oggi, ragazzi miei, siamo qua tornati sul mio account livello 1. Lo vedete sempre, fatto di danni. Fatto sta che stiamo facendo una scalata incredibile, perché ho raggiunto, vabbè, adesso non so come mi sono organizzato su YouTube, però ho raggiunto ieri le 5.000. È passato un giorno e da quando ho fatto due piccoli cambiamenti nel deck sono successe robe incredibili. Ora siamo a 5.225, che è anche il mio record. Quindi nel caso in cui dovessi vincerne 3, se non 2, andiamo addirittura a sfidante 2, che io non lo butterei, ecco. Quindi andiamo. Ah, oh, piccola interruzione tecnica, molto importante per voi, perché vi ricordo che domani, come tutte le domeniche, alle 10 di mattina ci sarà un torneo su Clash Royale, dove il vincitore si piglierà anche ben 15 eurozzi. Per partecipare dovete scaricare game.tv dal primissimo link in descrizione. Da game.tv cercate la mia gilda Raxor Team CR, ci è entrato ovviamente. E fondamentale, registratevi al torneo che è già stato creato, è proprio il post in cima. Se state guardando questo video il 5 è troppo tardi, ma potete comunque partecipare a quelli delle prossime settimane. Vi guarderò anche giocare in live su Twitch, quindi anche qua vi ricordo, secondo link in descrizione per venire su Twitch. E andiamo avanti con il video. E dunque, ecco, e la Madonna, 5.393, se questo qua lo batto ci dà più milioni. Allora, stiamo un attimo calmi. Tanto la princess se mi tira... Aspetta, che qua potremmo fare il mega colpaccio. Effettivamente qualcosa di buono c'è stato. Mi rompo un po' a mettere il gran cavaliere così, però speriamo in bene, ragazzi. Io c'ho lo stregone elettrico qua dietro. Lui come se la giocherà? Ok. Io ti metto il mio drago infernale per il momento. Se lui mette lo stregone elettrico adesso, ok, me lo mette. Però io vado immediatamente di fantasma royale. Se si muovesse, dai, su, forza, coraggio, muoviti, che vorrei provare a fare qualcosa di buono. Ok, qualcosa di buono è stato fatto, più o meno. Ti prego, rimanimi in vita. Però diventa invisibile. Però buttami giù la strega, ti prego. Non fa in tempo. Vabbè, non è un problema per il momento. Forza e coraggio. Poi ti metto una bella princess. Poi, dopo che mettiamo la princess, ti posso mettere la domatrice di arieti. Ok. Poi, che facciamo adesso? Li butta quella. Per carità, sì, però andiamo a torre. Poi, qual è il prossimo passo? Ah, qua, ragazzi, io il gran cavallo lo metterei, però. Sono un po' preoccupato per la questione a sinistra, ecco. No, ma in realtà neanche troppo. Non dovrebbe farmi grandi danni. Lasciamolo fare. Oddio, in realtà un po' sì, eh. No, aspetta, aspetta, fermiamolo. Ah! Ah, sì. Ah, beh. Beh, c'è anche il boscaiolo, per carità, non male. Mi sta bene, zi. Torre di sinistra fatta pure. Vado, raga, ma quante coppe mi dà se lo batto a questo? Aiuto. Allora, cerchiamo di non scammare, che si è messi bene. Se vado a buttare la partita, guarda. Non lo dico. Ok, lui fa di quello. Perfetto. Io ti posso fare intanto di questo. Di questo. E ho scammato, mi sa, ragazzi. Mi sa che ho fatto un errore un po' così. Oh oh. Ragazzi, ho perso. Ho fatto la cappellata della vita. Mannaggia a me. Ho sbagliato tutto. Ma che tossico. Allora siamo. Ma. Ma ancora Jumpy 00. Ritorniamo ai ricordi, non dico del Vietnam perché stiamo parlando di qualche video fa. E niente, non so se me la lascia o perché mi conosce. Poi io nel dubbio attacco con un boscaiolo. Se me lo lascia è un grande, però insomma, mi sa che me la lascia, ragazzi. Vabbè, me la lascia lui, io non gli ho detto niente. Cioè, che ringraziamolo, veramente gentilissimo. Che mi dà anche un bel po', perché più 35. E GG per Jumpy, veramente gentile. Abbiamo tornato subito partita. E la Madonna, livello 3. Allora, qua direi che intanto si può fare di questo e anche di questo. Mi rompe mettere lo stregone elettrico adesso. Allora, qua potrei fare una cosa veramente tanto contenutistica. No, meglio evitare. Andiamo tranquilli, che se adesso mette un gran cavaliere succede il patatrack. Mi sta bene una roba del genere. Purtroppo non abbiamo concluso nulla, ma se non altro mi sta bene. Mette il log, vado di boscaiolo e ok. Vediamo lui come si comporta. Io, sapendo che ha gli scheletrini, il log me lo tengo bello sacro. Ma che faccio? Mettiamo il gran cavaliere. Anche se poi però... Madonna, che dolore pazzesco. Qua il log non me lo sono riuscito a tenere. Adesso può andare avanti, ma qua sicuramente metterà drago infernale o qualcosa del genere. Non piazza... Come non piazza niente? Vabbè, per il momento mi... Vado con la domatrice dall'altra parte. Ok, mi sta bene. Domatrice che va a torre.
usa la zap, mi sta bene. Buono, non pensavo sinceramente di fare tutti questi danni. Lui va nuovamente con log. Noi intanto a sinistra l'abbiamo letteralmente distrutto, ragazzi. E a me sta bene così. A destra siamo pure messi bene, quindi tanta bella roba. Torre fatta. A destra non credo di riuscirgli a fare, ma almeno se tiro qualche bella bottarella a lui mi sta pure bene. Stregone elettrico e siamo a cavallo. Dai, veloce stregone elettrico che magari riusciamo a sfruttare. Niente, non riusciamo a sfruttare la furia anche se poi... Niente, vabbè, come non detto. Facciamo così e per il momento siamo a posto. Qua ti butto. Dai, ho perso la torre così. L'ho messo malissimo il log, mannaggia. Proviamo a mettere la domatrice di areti, vediamo che succede. Se mi va a torre, tanta roba. Lui fa di questi, io per ora vado solamente di drago infernale se riesco. Nel dubbio mettiamo anche un boscaiolo, va, vorrei evitare. Ah, pure zappato, si è fatto bene. Adesso qua ti metto il gran cavallo. Questi dovrebbero essere bei danni, ma anche da parte mia subito fantasma royale. Mannaggia lui, veloce. Potevo evitare il log in questo caso, non è che è servito a tanto. Siamo pari, però adesso c'è da dire che qua possiamo ripartire. Forza, coraggio, torre fatta. Vai, distruggi tutto, per favore, bellissimo. Mettiamo il boscaiolo, dovrebbe essere fatta, ragazzi. Cioè, impossibile, lui deve farmi la torre. E in più, insomma, cioè, vabbè, ok, mi vai a torre, me la fai. Ma adesso qua difenditi, e non puoi, palese. Beh, molto buono, ragazzi. Anche questo è un bel più 30 abbondante. Più 32, va benissimo. E se vinciamo, andiamo a sfidante 2. Andiamo a 80. Basta un più 20. Speriamo. Ed eccoci qua, raga. 5203. Mi se lo batto mi dà veramente poco. Però quello che basta, in teoria, per arrivare a sfidante 2. Lui fa di quello. Io per ora andrei con una domatrice di arieti. Nel chilling. Ok. Comunque la nostra hit a torre gliela tiriamo. Quindi tanta bella roba. E qua, raga, attenzione, perché... Molto particolare la questione. Io in teoria qua dovrei essere a posto. In teoria. Spero. Dimmi che siamo a posto. Dimmi che siamo a posto. Ok, siamo a posto. Poi se qua si muovesse anche con sta strega sarebbe bellissimo. Grande. Qua non è che mi stia proprio impazzire sta cosa, ma comunque ci siamo difesi. Vabbè, mi ha fatto un po' di danni, ma gliene ho fatti più io. Qua gliene faccio anche altri, quindi tanta... spettacolo, raga, madonna. Qua per il log aspettiamo che la principessa si avvicini. Tanto non abbiamo fretta. Magari se piglia bene mette anche altro, che non ha messo altro. E si va, perfetto. Ora, non dobbiamo sbagliare. Ma se io ti mettessi una principessa... Mi sta bene, in teoria dovrebbe tirarmi due hit. Se non mette niente, anche tre. Ok, qua faccio anche prima. Ti metto il fantasma royale di qua, più... Oddio, non ci voleva il salto, però. Veloce, 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 veloce. Ok. Qua ti metto lo stregone elettrico. Regà, ce la stiamo giocando veramente bene sta partita. Peccato che lo stregone elettrico vada avanti, però dai, va bene così. Non c'è assolutamente problema. Butta giù la strega. Bravissimo. Vabbè, qua purtroppo il drago infernale non riusciamo a sfruttarlo in niente. Ma ad ogni modo ci sta. No! Ai. No, che dolore pazzesco. Madonna, meno male che l'abbiamo fermata così. Ok, dai, vai a fare richiesta torre. Fantasma royale dall'altra parte nel mentre. Giustamente se la gioca così io ti metto il loghettino. Dai, vai a torre, basta un colpo solo. No, non l'ha tirato per un pelo, ma non ci voglio credere. Qua farei di questo. Farei di questo. Ok. Ti metto lo stregone elettrico. Torre fatta a sinistra, grande fantasma, mamma mia. Bellissimo, ragazzi. Qua non dovremmo avere comunque problemi. La torre, cioè la torre, lo stregone lo buttiamo giù. Lo stregone, mi sto confondendo. Vabbè, avete capito? Direi robe incredibili fatte. Forza, coraggio, tirami sta hit. Grande boscaiolo, sempre sul pezzo, mamma mia. Qua facciamo così. E in teoria, tra una cosa e l'altra, ci siamo. Lui deve comunque farmi anche la torre dall'altra parte. Ovviamente non può fare in tempo, ma è nella vita. Niente, ragazzi, siamo arrivati a sfidante 2. Pazzesco. È strano perché io ero in stallo tra le 4008 e 4009. Non so cosa sia successo. Magari mi dà un più 19, no, più 23. E niente, ci siamo. Purtroppo non abbiamo ottenuto nulla alle 5003. Fatto sta che boom, eccole qua. Veramente devastante, non so che dire. Ci becchiamo domani con le 5006, non credo. Comunque un bel like, iscrizione, campanellina. Bellissima.